Abbiamo finito il capitolo 7, quindi cominciamo un nuovo capitolo. A questo punto non c'è bisogno di riassunti, si comincia un argomento nuovo, a questo punto va bene così. Va bene. Allora, siamo all'ottavo capitolo, Nun Aleph Amud Bet. Ah, ci sei. Penso sia la pagina. Dopo. Se l'inglese la pagina. Va bene. Sì, no, stesso. Perché quello, ma l'inglese c'è cosa. Tu sei qui in ebraico, però. Oddio. Vai. Questo è il festeggiamento. E lui va che dice ben Beshamay u ben Bet Hillel. Besuda, Besuda. Ah, Beshamay Omrima, Mevrech Alayom. Lachakah Mevrech Alayen. Yain. Ubetilel Omrim Mevrech Alayen, Lachakah Mevrech Alayom. Beshamay Omrim Notlim Leyadai, Lachakah Musgin Etakos, Betilel Omrim Musgin Etakos, Lachakah Notlim Leyadai. Beshamay Omrim מקנח ידיו במפה ומניחה על השולחן. בית הלל אומרים על הכיסא. הכסת. על הכסת. בשמיים אומרים ומברכים את מכבדים את הבית ואחר כך נוטלים לידיים ובית הלל אומרים נוטלים לידיו ואחר כך מכבדים את הבית. Allora, questa è, visto che si è parlato prima di Machloket fra Beshamay e Bet Hillel, qui in questa Mishnah si fa una specie di riassunto di tutte le Machlokot fra Beshamay e Bet Hillel che riguardano il pasto, che riguardano la questione di vivere intorno al pasto. Stiamo parlando di quello, questo è l'argomento che abbiamo affrontato nei capitoli precedenti, insomma, di Catamazon, Gimun, eccetera, eccetera. Allora, cosa dice la Mishnah? Allora, queste sono le cose che sono fra Beshamay e Bet Hillel, cioè su cui discutono Beshamay e Bet Hillel, riguardanti la Seuda. Beshamay dice, Beshamay dice, nel Kiddush di Shabbat, si dice la Berakha sul Yom, cioè sul giorno dello Shabbat, cioè Mekadesh Shabbat, Ve'achakah Mevarech Alayayin, e dopo fa la Berakha sul vino. Quindi secondo Beshamay è il contrario di quello che facciamo noi, cioè prima Mekadesh Shabbat e dopo alla fine la Berakha sul vino. Okay. Poi vedremo quali sono le motivazioni. Il primo pezzo di introduzione, Yom HaShishi, eccetera, eccetera. No, Shishi non c'entra. Tutta introduzione a quella parte lì. Kiddush comincia con le Berachot. Ok. Bet Hillel invece dice Mevarech al Yain, prima fa la Berachah sul vino e poi fa la Berachah sul giorno. Ok, come facciamo là? Beshamay Omrim, Beshamay dice Notlin le Yadayim ve'achakach mosgim et hakos. Si fa Netilat Yadayim e dopo si versa il vino. E si beve il vino. Bet Hillel invece dice si versa il vino e dopo si versa il bicchiere e si mosgin letteralmente vuol dire si allunga, si allunga con l'acqua, però insomma, diciamo così, si versa il bicchiere perché insomma, abbiamo visto questa cosa qui, per cui il loro vino era un vino concentrato e forte, quindi bisognava per forza allungarlo con l'acqua. E dopo si fa il tirato d'aria. Attenzione, qui non si sta più parlando di Shabbat, si parla di un bicchiere, del fatto di bere un bicchiere di vino, va bene? Prima del pasto. Va bene? L'uso era di bere un bicchiere di vino, in alcuni pasti particolari, di fare una specie di aperitivo Lo spritz prima. Di fare una specie di aperitivo bevendo un bicchiere di vino, va bene? Allora, la domanda qui è se si fa in teatria da in prima di bere il bicchiere di vino. Domanda ve ne accorgerete dopo quando ci arriveremo, complicata in realtà,
perché in realtà qui il problema è un problema di Tumà, qui il problema è un problema di Tumà e Tara, un problema di impurità. Okay. Lì entreremo, non so se ci arriviamo oggi, comunque entreremo in una roba complicata, diciamo così. Vabbè, ve lo anticipo perché quando si parla di Tumà entriamo in cose complicate. Va bene, comunque, secondo Becciamai bisogna prima fare entrare d'anni e poi versare il bicchiere di vino. Secondo Bettinelli invece bisogna prima fare versare il bicchiere di vino e dopo si fa entrare d'anni quando si va a mangiare il pane. Ok? Certo. Ok, questa è un'altra roba misteriosa che vedremo poi nella Gemara. Becciamai dice si pulisce le mani con una mappa, con un panno, con un asciugamano e la si mette sul shulchan, la si mette sul tavolo. A fine pasto? No, no, prima. Quando lava le mappe, pulisce le mani, la mappa la mette sul tavolo in modo da poterla usare poi per asciugare e fare altre cose. Bettinelli invece non si mette sul tavolo ma si mette sotto il cuscino. Stiamo parlando di quando il fatto che mangiassero sdraiati sul divano, sul triclinio, eccetera. Ok. Vabbè. Allora, Becciamai dice si pulisce la casa e dopo si fa la netilat yadaim. Per netilat yadaim qui non si intende la netilat yadaim, si intende mai machronim, cioè dopo il pasto. Qui siamo dopo il pasto. Dopo il pasto ci sarà la roba sparsa per terra, questo genere. Allora, Becciamai dice prima si fa poi dopo si fanno i mai macaroni. Bettinelli invece dice si fa prima mai macaroni e poi mechab di metabait. Va bene? Io continuo a perdere il segno, scusate. Qui si parla della Avdala. Qual è l'ordine con cui si fa l'Avdala? Okay? Allora, però qui si tratta di un Avdalah particolare. Di che cosa si tratta? Si tratta del caso in cui io ho un solo bicchiere di vino e con quel bicchiere di vino devo fare due cose. Devo fare l'Avdalah e devo fare Birkat HaMazon alla Kos. Allora, sulla Birkat HaMazon alla Kos poi ci torniamo. Comunque, qui si dà abbastanza per scontato che la Birkat HaMazon alla Kos sia obbligatoria. Sia obbligatoria, ok? Quindi bisogna fare la Birkat HaMazon alla Kos. Che succede se ho solo bicchiere di vino e non ho la possibilità di fare un Avdalah e poi Birkat HaMazon alla Kos? Questa è la domanda. Allora, la risposta è che si fa insieme. Cioè sullo stesso bicchiere di vino si fa sia Birkat HaMazon alla Kos che l'Avdalah. Domanda, in che ordine si fanno queste cose? C'è tutta la complicazione dell'Avdalah, della Birkat HaMazon fatta in prossimità dell'uscita di vino. Che cosa? C'è tutta la complicazione dell'Avdalah fatta in prossimità, della Birkat HaMazon fatta in prossimità dell'uscita di Shabbat. Perché c'è il dubbio se tu debba fare Birkat HaMazon, quindi si mangia, si cerca no, di non stiamo parlando di questo. Shabbat è finita, appunto. Shabbat è finito, non c'è. Finito Shabbat, è sicuro che è finito Shabbat. Siamo già a Hall 100%. Pure, abbiamo fatto già il rit. Quindi questo è tre. Siamo fare il rit, si torna a casa. Okay? Torno a casa. No, a questo punto ho un solo bicchiere di vino. Che succede? Faccio la da là. A questo punto non posso più fare Birkat HaMazon alla Kos. Non stiamo parlando della sciuscita che si allungata. No, assolutamente. Ok? La sciuscita allungata è Seudà di Shabbat, su questo. Allora, ho bisogno di fare tutte e due le cose. Potrei fare Avdalah, a quel punto non faccio Birkat HaMazon alla Kos. Invece qui si dice faccio tutte e due le cose sullo stesso bicchiere di vino. Va bene. Domanda, in che modo le faccio?
Come faccio? Scusa, ma c'è un'altra complicazione. Se non si può mangiare prima della... Ho capito, non ho detto che non c'è complicazione. Siamo nella vicinanza, non sto dicendo che non ci sono complicazioni. No, se volete vedere le complicazioni, leggetevi la chiamata dopo. Io per adesso lo sto facendo semplice. Adesso capiamo di cosa si tratta. Poi le complicazioni, vi assicuro che arrivano, non vi preoccupate. Le complicazioni arriveranno, ma adesso tentiamo di capire di cosa si tratta. Prima cosa capiamo di cosa si tratta. Allora, io faccio sta roba con tutti i problemi che ci sono dietro, va bene? Come si fa questa roba? Beh, c'è mai dice, ner, umason, beh, mi verrà, si propria fa, morebbe oresh, sul ner, anzi, meno oresh, vedete perché. Dopodiché si fa ricata amazon, alla corsa, si fa beh, sul besamim, e poi l'avdala, cioè amavdil, beh, shekhol, eccetera, eccetera. Questo è l'ordine. Quindi prima della bricata amazon si fa il lume e poi il resto tutto dopo. Chiaro? Cioè quella bricata che fanno alla COS dopo la bricata amazon include alla Geffen della Avdala? No, perché c'è il Bessamin. No. Cioè la Geffen della Avdala quando è che lo fanno? Per ultimo. Non c'è la Geffen della Avdala? No. Se fai sì, la c'è Geffen dopo la bricata amazon. Cioè, ma è incluso nel subito applicato dopo applicato Amazon, subito applicato. Cioè, è incluso nel COS, cioè dopo, nella COS è incluso lo stesso GIF in quella. Certo. Ok. Betilel invece dice Ner Ursamim, prima si fa Ner e Vesamim, Mazon e Avdala. Si fa Mazon più GIF e Avdala. Ok, quindi secondo Betilel si fa prima Ner Ursamim. Vesamim, Shebara, Neor. Beshamai omrim shebara meoresh, Betilel omrim shebara bore meoresh. Beshamai dice che si fa la beracha di meoresh, si fa, si dice shebara meoresh, che ha creato la luce del fuoco. Betilel invece dice bore meoresh. Ok, come facciamo noi? Okay. Cambia in due modi, uno che è presente invece che è passato, due che è meore, cioè al plurale invece che al singolare. Ok? Lo mevechin lo alaner lo samim shel goim lo alaner lo al samim shelo shel metim lo al aner ve lo al samim shel avodah zarah ve mevechin alaner ad she otu leor she otu leor. Okay, Vediamo un secondo. Non si può fare beracha né sul nero né sui besamim di idolatri. Velo la nash lo besamim e non sul ner e non sui besamim shel metim dei morti. Cioè, mer e besamim che si mettevano vicino ai morti. Il, ma chi lo dice questo? Besamim o Betilel? No, questo è il generale. Questo cioè un dato... È un grande. È un generale. Ok. Quindi, visto che si parla... Cioè, il problema è... Praticamente, visto che sta parlando di Avdala, a questo punto si completa la cosa sulla Avdala. Va bene? Vabbè, non si fa Avdala, questo senso. Ber besamim... Ner è quello che si mette vicino alle tombe o in cose, tipo certo. Quei ceri, sì, sì, una roba del genere, sì, incensi, no, i bestemmini. Allora, prima cosa, il ner è quello che facciamo anche noi, mettiamo del neshama, eccetera. Ner non si usa per fare la roba. L'altra cosa, i bestemmini non è, in realtà non è che si mette in onore del morto, si mette per togliere il cattivo odore, in realtà questo è il motivo che si mette besamim. Okay. Anche su quei besamim non si fa la beracha sul avdala. Velo al nero besamim shel avodah zarah, oppure nero besamim che sono usati per idolatria. Ok? Sono nero besamim che sono messi per i ceri di una chiesa, cose di questo genere, va bene? Ven en rechim alaner aceiotu leor. L'ultima regola è che non si può fare la beracha sul ner se non si gode del lume, della luce del lume. Cosa che
problematico quando per esempio si farà la Berakha sul Negro al Tempio, che il Tempio si farà da là, a casa il problema non c'è in realtà, però che era da là. Però in genere da là è molta, la gente è lontana molto spesso, quindi che si goda della luce del lume non è possibile, perché molto modo di godere questo è vedere le unghie alla luce del lume, distinguere fra la pelle e le unghie, questo è il modo di godere della luce. Ok, allora questo è un problema, insomma, quindi bisognerebbe fare in modo che la gente si avvicinasse e potesse godere del lume, perché se no non può fare la Berakha. מי שאכל. מי שאכל ושכח ולא בירך בורא בסמים. לא בירך. בית שמיים אומרים יחזור למקומו ויברך. בית הלל אומרים יברך במקום שנזכר. ועד מתי מברך? עד כדי שיתקל המזון שבמאה. אוקיי. Una persona che ha mangiato, Veshachach, e ha dimenticato, ve lo berech, e non ha fatto la Berakha. Becciamai dice, Yachzol in komoi varech, torni al suo posto e benedica. Quindi se n'è andato, non ha fatto la Berakha, se n'è andato, è uscito, secondo Becciamai, deve ritornare indietro e fare la Berakha. Okay? Stiamo parlando della Birkat Hamazon. Stiamo parlando di Birkat Hamazon. Cioè delle Berakhot dopo il pasto. Birkat Hamazon, stiamo parlando di Birkat Hamazon. Okay, quindi, secondo Becciamai, mi sono fatto, sono andato, sono tornato a casa, sono tornato un'altra parte, eccetera, eccetera, devo ritornare indietro e fare la Berakha nel posto in cui ho mangiato. Bet Hillel Omrim, Bet Hillel invece dice, Yevarech Lo Makom Shenizka, deve fare la Berakha nel posto, fa la Berakha nel posto che se lo ricorda. Chi? In cui se lo ricorda. In qualsiasi posto. E questa è la Berakha? Dove si trova in quel momento. E questa è la Berakha? Non è così pashut la halakha e non è così pashut di cosa si sta parlando, cioè nel senso che allora, la halakha è che se si può si ritorna indietro, in realtà è questo, dipende quando, quindi questa volta la volta che si dice no, la verità è questo, che neanche il Lei probabilmente, adesso vedremo poi come ne parla, ma neanche il Lei probabilmente, anche lei pensa che probabilmente deve tornare indietro, però non fino al punto da creare un problema troppo grosso alla persona, insomma, quando è troppo lontano, quando è passato del tempo, eccetera, eccetera. E, dopodiché la discussione fra i poskim e a che cosa ci si riferisce, se vale soltanto per la Birkat Hamazon o se vale anche per altri Berakhot. Questa cosa di tornare indietro. Vabbè, quello lo vedremo anche. Comunque qualcosa. Secondo alcuni. Non si intende come ristretta la Birkat Hamazon, però c'è chi dice che riguarda comunque Berakha non ha ovviamente. Ok. Atmatai Berakha. Fino a quando fa la Berakha. Ab she'itakel Hamazon she'bemeav. Fino a che non digerisce. Fino a che può fare Birkat Hamazon quando non l'ha fatta, ha dimenticato di farlo, per questo genere, fino alla digestione da quel pasto. Okay? Dopodiché, anche magari poi dovrei stabilire dei tempi un po' più precisi, perché per questa non si capisce una cosa. Balen Yain Achar Hamazon אם אין שם אלא אותו כוס, בית שמאי אומרים מברך על היין ואחר כך מברך על המזון, בית הלל אומרים מברך על המזון ואחר כך מברך על היין. אמן, אמן. אמן, אמן אחרי ישראל. ישראל המברך, ואונין אמן אחרי קוטי המברך, עד אשר ישמע כל הברכה כולה. אוקיי. Allora, Balayen Yain Achar Hamazon, è arrivato del vino dopo il pasto. Allora, arriva il vino dopo il pasto, e Mensham Ella Otokos, non c'è se non quel bicchiere. Abbiamo di nuovo il problema della Birkat Hamazon alla cosa. Arriva un bicchiere di vino dopo il pasto, anche qui pare ci fosse l'uso di bere il bicchiere di vino dopo il pasto.
finito il pasto, come dessert si beveva un bicchiere di vino. Ok, arriva il bicchiere di vino dopo il pasto. Il problema è che mi bevo quel bicchiere di vino e non posso più fare il catamarano alla costa. Ok? Becciamè omrim, e vecha la yain, vecha kahme, vecha amazon. Becciamè dice, faccia vecha sul vino e dopo faccia vecha sul pasto. Quindi si beve il vino e poi fabbrica Amazon. Cioè come fabbrica Amazon alla cosa? Sì, quello che si capisce è che non esatto. Fabbrica Amazon alla cosa. Problema. Ok. Betilel invece dice, me vecha l'Amazon, vecha me vecha la yain, Betilel invece dice, fa la vecha sul vason e dopo fa la vecha sul vino. Quindi, e quindi fa con la bicata Amazon. Ok? Quindi non fa, non lo beve quel bicchiere di vino. E non è fattuale. Veonima men acharei sera me vecha. L'ultima cosa che non c'entra niente con questo, cosa si aggiunge. Si risponde a men dopo quando si sente un ebreo fare la brecha. Cosa si intende qui? È ovvio che si risponde a men. La domanda è che io ho sentito solo una parte della brecha, non ho sentito tutta la brecha. Cioè, sento uno che dice Borei peria gefen, no, no, o Borei peria gefen, o cose di questo genere. Un pezzo allora. No, quello l'ho sentito l'ultimo pezzo. Rispondo a men. Nonostante aver sentito soltanto un pezzo, rispondo a men. Veno min amen achai kutti amevech, però non si risponde amen quando è un kutti, che è un samaritano che fa la brecha. Ad shishma con la brecha kula, fino a che non sente tutta la brecha. Attenzione, si risponde amen se un samaritano fa la brecha, no? Ma deve averla sentita tutta perché potrebbe inserirci qualcosa di problematico. Va bene, allora questa raha poi è cambiata in realtà, dopo il Chacham ha deciso che non si rispondeva alla bracha dei samaritani perché hanno scoperto che c'era una cosa idolatre in quello che facevano. Ok? Vabbè. Allora. Iniziamo? Va bene, dai, cominciamo. Scusa, allora, proviamo a concentrarci perché non è, entriamo in un argomento che è di halakha veramente, quindi insomma non è, non è quello che abbiamo fatto prima, che è un po' più discorsivo. Quindi allora, concentriamoci perché sennò non ci capiamo niente. Tanu Rabbanan. Tanu Rabbanan, Devarim Sheben Beshamahu Ben Betilel Beseuda Beshamayim Omurim Mevarech Alayom Lachakah Mevarech Alayayin שהיום גורם ליין. שהיום גורם ליין שיבוא. שיבוא. וכבר... וכבר קידש היום. ועדיין היין לא בא. ביטלל אומרים, מברכים על היין ואחר כך מברך על היום. שהיין גורם לקידושה שתאמר דבר, דבר אחר. דבר אחר, בליחת היין. תדיעה, בליחת היום אינה תדיעה. Tadir, invece, non Tadir, Tadir Kodem. Ve'alaha chi direbbe Tillel. Ok. Allora, qui ci dà la motivazione del... Allora, vi ricordo, la prima... Prima machloket è Tanu Rabbanan, Devarim, Shebe, Beshamai, Tillel, Vesudah, Beshamai, Tillel, Vesudah. Omri, Mevarecha, Beshamai dice, si dice la berakha sul giorno, Mekadesh Shabbat, e dopo la berakha sul vino, perché... Sheayom gorem la yain sheyavo, perché è il giorno che causa che il vino venga. Cioè perché io faccio kiddush sul yain? Perché è Shabbat. E quindi il giorno è quello che ha causato il vino. E quindi il giorno viene prima del vino. Il motivo è il giorno. Ok? Ukvai kideh sheayom vadai yain ba. E poi aggiungo una seconda motivazione. È già kideh sheayom, cioè è già arrivato il giorno, cioè Shabbat è entrato, e ancora non è arrivato il vino, non faccio il kiddush immediatamente all'entrata di Shabbat, però lo Shabbat entra prima che arrivi il kiddush, va bene? Quindi il giorno è entrato e lo yain ancora non è arrivato, quindi il giorno precede il yain.
Betilel omrim, Betilel invece dice, Mevarech alayayim, Mevarech alayayim, dopo, prima l'ayayim e poi il yom. Shayayim golem la kedusha shetamer, perché è il vino che porta a dire kiddush, cioè, secondo Betilel, se non c'è vino, non si fa kiddush. Ok? Attenzione, sappiamo che si fa kiddush anche, anche sul pane, per esempio. Intende dire che se non c'è vino o pane, non si fa il kiddush, non si può fare il kiddush semplicemente di parole, ok? Il kiddush non è soltanto parole, il kiddush è include la berakha sul vino. E quindi senza vino non si fa il kiddush. Davaracher, seconda motivazione, e qui aggiungo la motivazione a Bet Hillel, di Katayan ti dirà, la berakha del vino è tedirà, è più frequente, la berakha del giorno è meno frequente. Qua si intende con berakha del vino più frequente, berakha del giorno meno frequente. Si intende questo che io dico, mekadesh Shabbat una volta alla settimana. Però col vino io faccio anche altri kiddushim, per esempio di Yom Tov, eccetera, eccetera. Non solo, ma col vino faccio obbligata madonna alla costa. Quindi è frequente che io faccio una berakha sul vino. Attenzione, si può intendere in maniera sbagliata questo tadir frequente, nel senso che frequentemente bevo vino. Okay, è molto più frequente che bevo vino piuttosto che io faccio berakha in Mekadesh Shabbat. Ma non è così, si tratta di frequente nelle mitzvot, nelle cose che è mitzvah a fare, quindi frequente in quel senso lì. Va bene? E tadir, se no tadir, tadir kodem. E la regola è che nel caso in cui c'è una cosa più frequente e una cosa meno frequente, la cosa più frequente ha la precedenza. Questa è una halakha che si applica in moltissime cose. La cosa più frequente ha la precedenza sulla cosa meno frequente. Si applica su molte cose, con qualche eccezione, ma si è cosa meno. Per esempio? Per esempio? Che cosa? Questa no, ce la raccontavano quando erano piccoli. Sì. Perché si mette prima, perché si mette prima il tallete e fino non l'ha ancora capito nessuno. Per la santità. Allora, è vero che il tallete senza che tu arrivi a questa cosa che è vero che il tallete è più frequente, è più frequente perché si mette anche di Shabbat, di Yom Tov, eccetera, eccetera, ma anche tefillin no. C'è un piccolo problemino. Il talit oggi è midorabanan. I tefillin sono midorait. Quindi fra midorait e midorabanan dovrebbe avere la precedenza di midorait e non midorabanan. Sì. Quindi il tadir invece non tadir non si dovrebbe applicare sul talit e tefillin. Sì. È un bel problema la faccenda. Questa cosa qua. È un bel problema, non è chiaro perché si fa così. Si fa così, ma che sia questo il motivo è molto discutibile. Perché siamo davanti al teorite del Rabbanan, non è così semplice. Ok. La storia del problema. Però si applica in vari cose, che ne so. Se... Adesso in queste settimane avremo varie volte le parashot speciali, ok? Alcune parashot speciali possono coincidere, per esempio, con lo Chodesh. Parashat Chodesh si fa, se capita lo Chodesh Nissan di Shabbat, si fa di lo Chodesh. Se capita lo Chodesh Nissan durante la settimana, si fa lo Shabbat che precede lo Chodesh. Se capita di Roshodes, quest'anno non capita. Certo, sì. Quest'anno capita? Quest'anno non capita. Credo che non capita Roshodes, mi sembra. A questo punto si fanno uscire tre sefarim. Forse sì, perché c'è la sede del verbo. Sì, forse sì. Carta, carta. Vabbè, bisogna capire, bisogna vedere. Vabbè. Comunque, se capita di Roshodes, abbiamo tre sefarim. Il sefer della Parasha della settimana, il sefer di Roshodes e il sefer di, della Parashat Chodesh. Con che ordine si leggono? L'ordine è Tadir, Veshenot Tadir, quello della prescia la settimana prima, quello di Rosh Chodesh dopo, perché Rosh Chodesh capita una volta al mese, certo. E quello della Parashat Chodesh alla fine. Okay. Prima generale e poi particolare. No, diciamo. No, più frequente meno frequente. Più frequente meno frequente. Più frequente meno frequente. Comunque Rosh Chodesh Adar, raggiungi venerdì, poi il prossimo Shabbat.
poi per la giornata di Sana Shabbat. Ok. Ma è... Ok, è chiaro quindi? Sì. Dopodiché finisce dicendo Alaha che dice Betillel. Alaha è secondo quello che dice Betillel. Ok, adesso, scusate, fino adesso è semplice. Adesso comincia la complicazione. Okay. Attenti. C'è sbaglio. Dani Talef? Betillel. Esatto, quella era la cazzo prima. Abbiamo già letto. Che dovrebbe Betillel. Ok, per cui Mai da... Uscita. No, tale tale. Mai tale tale. No, scusate, per questo se andiamo a dire... Mai? Mai, E poi? Non c'è una tale okay. Tale? No. Mai da Varacher. Ah, qui c'è, qui invece c'è tale tale. Dal Ah, mai dovrei fare, vechi, tima, hatam, vetarte, vechada. Vechada. Achiname, tarte, meno. Bichata yain, tadira. Bichata yon, tadira. Tadir, she, e no. Tadir, tadir, kode. Viola, ha che dovrebbe tila. Ok, no, no, fermo. Allora, prima cosa, la prima domanda che si pone è mai dovrei. Cos'è questa storia del Davarache? Perché aggiunge, e Betillel aggiunge un'altra spiegazione. Ha dato prima la spiegazione che è il Kiddush, il Yain Gorem la Kiddush, ok? E il Yain che causa il Kiddush, va bene? Dopodiché dice Tadir invece non Tadir. Perché ha bisogno di due spiegazioni? Questa è la domanda. Perché ha bisogno di un Davarache? Questa è la domanda. E Hidema, a questo punto... Perché? Perché potresti dire che Atam, nel caso di Becciamai, dà due motivazioni. Tarte, quali sono le due motivazioni che dà Becciamai? Uno, che è il Yom che Gorem la Kiddush, che è il Yom che Gorem la Yain, che è il Yom che causa il vino. Due, che quando arriva il Yom, il vino ancora non c'è. Ok? Quindi dà due motivazioni. Aha, Chada, qui invece avreste una sola motivazione con Betillel. A questo punto anche Betillel dà due motivazioni per non essere da meno di Becciamai. Dà due motivazioni, perché lui potrebbe dire, ma io ho due motivazioni, quindi io ho ragione perché ho due motivazioni. No. Birkata Yan te dirà, Birkata Yom è nata dirà. La Birkata Yan è frequente, mentre la Birkata Yom non è sempre frequente. E tradisce, non tradisce, tradisce, quando tradisce, non tradisce, tradisce, viene prima. Poi, vera la che dirà Betillel. Pshita dei nifka dea nafka batkol nafka batkol ivit ibait ema kodem batkol ve ivat ivit ema dea har batkol ve rabbi yoshua dea mer dea mar en mashgichin be batkol ve batkol Ok. Ah, bebat col. Bebat col. Ah, bebat col. E si vrei... No, no, ma basta. Ah, bebat col. Ah, si vrei per piacere mai, giusto. Ok. Ok. Va bene, fino a questo. Allora, Alaha che Betillel, cosa di strano è dire Alaha che Betillel, che dire Betillel? Pshit! Ovvio che era la Hakke di Betillel. Dea nafka bat kol, perché è venuta fuori una bat kol. Allora, di cosa sta parlando? Di cosa sta parlando? Ok. Dopo una delle tante discussioni tra Becciamai e Betillel, viene fuori una famosa bat kol, una voce dal cielo che dice Ellu vellu divre Elohim Chaim, queste e quelle sono parole del Dio vivente, ve alaha che Betillel, però l'alaha è secondo Betillel. Ok? Quindi abbiamo bat kol, abbiamo una voce dal cielo che ci ha detto che l'alaha che Betillel, che bisogno c'è di dire l'alaha che Betillel, l'alaha è sempre che Betillel. Quindi cosa c'è bisogno? Che bisogno c'è di dire? Abbiamo bat kol. Abbiamo una bat kol che ha detto che era la Betillel. Un rafforzativo. Perché? No, non si rafforza, qui non si rafforza mai.
Ibaitema Kodem Atwal, può dire che la cosa è avvenuta prima della Batkol, prima che sia stata questa cosa della Batkol. La seconda opinione è più interessante. Veibaitema Leahar Batkol, questa cosa è stata detta dopo la Batkol. Verabbi Oshuai, e se è secondo l'opinione di Rabbi Oshua, De Amar e Mashkichem Batkol, non si tiene in considerazione il Batkol. Le voci dal cielo non ci interessano. È la storia del trono di Achnai. È la discussione Rabbi Oshua e Rabbi Eliezer, in cui c'è la Batkol che dice la Hakka Rabbi Eliezer, che dice che ha ragione Rabbi Eliezer, e Rabbi Oshua dice lo Bashamaimim. La Torah non è in cielo. E quindi non mi interessa la Batkol. Quindi, se seguo l'opinione di Rabbi Oshua, c'è anche niente la Batkol. Alla Hakka Bet Hillel, perché abbiamo stabilito che era la Hakka Bet Hillel, non perché c'era Batkol. Ok, quindi può darsi che questa passo segue l'opinione di Rabbi Oshua. Ok. Va bene? Okay. Adesso diventa un po' più complicato. Bene. Le Sri Bet Shammai... Non era Rabbi Oshua, al contrario, era Rabbi Eliezer che diceva che non si era andato. ועל המאור ועל הבשמים ואחר כך אומר הבדלה אם אין לו אלא כוס אחד מניחו לאחר המזון המשלשלן כולן לאחריו אוקיי, פונטו פרמטיקה אוקיי, שירגיאמו קרסטה Baraita, e poi mi dite voi come da questa Baraita pone la cuscia. Ok, speriamo a concentrarci. Vesavre Beshamai, se Beshamai dice che Birkata Yoma di fa, che la Berakha del giorno ha la precedenza. Va bene? Vea Tania, c'è una Tania, c'è una Baraita che dice questo. Come al solito, prima leggiamoci la Baraita senza pensare alla Machloket, e poi vediamo di capirci qualcosa. Anichnas lebeto b'motzei Shabbat, una persona che entra in casa a motzei Shabbat. Mevarech al hayayin, fa la berakha sul vino, ve'al ha'maor, e sui lumi, ve'al ha'besamim, e sui profumi, e dopo dice l'avdala. Ve'im en lo ella kos echad, però se non ha, se non un solo bicchiere, menichola harabazon lo mette da parte per dopo il pasto, quindi ci fabbricata Amazon la cosa. Un meshal shelam kulam le acharav, e le altre berachot le fa a catena. Shal shelam, shal shel vuol dire la shal sheret. Ah, shal sheret, sì. Fa con la catena dopo. Ok, adesso ditemi cosa c'entra. Adesso poi vediamo, la grammatica adesso complicherà la faccenda notevolmente, ma a parte complicarlo. Mi dite cosa c'entra questa baraita con il problema nostro? Cioè di Kiddush Yom e Kiddush Yain? Allora, qui la domanda è, Rabbi Shammai dice, si fa la baraita sul giorno e dopo sul vino. Qui si porta questa baraita, che parla di Avdalah, la si porta come contraddizione a quello che dice Rabbi Shammai. Guardate la connotazione. Perché non è più Shabbat? No, prima si fa la berakha sul giorno e poi sul vino. Non perché si fa così. La domanda è come questo contraddice per Shammai. E qui prima il vino. Cioè, perché questo è fatto prima qui si fa prima il vino. Si fa prima il vino e poi l'Avdalah. In questo caso si fa prima il vino e poi l'Avdalah. E quindi come mai se non si fa prima l'Avdalah, che è il giorno, certo. Ok, invece di fare prima il vino? Questa è l'obiezione che si fa a Beit Shammai. Mm-hmm. Perché in questo caso Beit Shammai è d'accordo che si faccia prima il vino e poi l'Avdalah? Se Beit Shammai dice che si deve fare prima il giorno, l'Avdalah dovrebbe avere la precedenza sul vino.
Invece qui Becciamai è d'accordo che si fa prima il vino e poi la bra. Ma non si estende Shabbat più possibile? Ok, ci arriviamo. Secondo. No, no, questa è una buona domanda, ma ci arriviamo dopo. Ah, allora, va bene? Qual è la risposta della Gemara? Vime lo e la cosa chada mi nicho le achar amazon. No, ma questa è la stessa, la storia della bicata amazon. La cosa, mi nicho le achar amazon, puoi fare bene tutta la cosa. Vea, mi mai de Becciamai, dirma Bettinelli. Ok, allora dice tutta questa cosa va al fatto che questo contraddice Becciamai, cioè Becciamai contraddice se stesso dicendo qui che si fa prima berakha sul divino e lì invece che si fa prima berakha sul giorno. Domanda della Gemara è: chi ti ha detto che questo lo dice Becciamai? Dove sta scritto che lo dice Becciamai? Ok, dove sta scritto? C'è scritto Becciamai qui? No. Ok? C'è scritto Becciamai? Non c'è scritto Becciamai. C'è scritto Becciamai? Domanda la faccio io adesso. Provate a dirmi perché c'è scritto, dove c'è scritto che è Becciamai? Da dove si capisce che è Becciamai? Dovreste conoscere bene la Mishnah che abbiamo letto prima. C'è questa cosa della Avdalah, degli Becciamai. Dovreste imparare. Da dove potete capire che questa è di Becciamai? Becciamai. Guardate Becciamai sull'Avdalah. Dice prima la fiamma. Ha preso peccato Amazon. No, c'è un po' di bicata Amazon. Lasciate perdere la bicata Amazon. Dell'Avdalah normale, perché qui si parla dopo della bicata Amazon. Però prima si parla dell'Avdalah normale. Anichnas, Betrom, Tzorshem, Everech, Alayayin, Alameov, Alabessamim. No, Becciamai, Meriner, Amazon, Bessamim e Avdalah. Allora? Non guardate la storia di Kat Amazon, quella vi confonde. Guardate la Avdalah normale. Come si fa in questa baraita l'Avdalah normale? Come la facciamo noi? No. No? No, bisogna prima. Noi prima facciamo Bessamim e poi il Maor. Qui invece Maor e Bessamim. Chi è che dice questo? Becciamai. Ok? Allora, sulla storia del Bicata Amazon questo può essere discutibile, ma sull'inizio, l'inizio della baraità segue l'opinione di Becciamai e quindi la baraità possiamo dedurre che è di Becciamai. Ok? Ah, ecco. Okay? Deduzione. Non c'è scritto che è Becciamai, però, visto che c'è scritto Maor e Bessamim, e Bettilè invece dice Bessamim e Maor, a questo punto possiamo dedurre che la baraita è Becciamai. No, scusa, ma anche Bettilè lo mrim nerve u Bessamim. Che cosa? Allora, questo è sulla... No, ma lasciate perdere il Bicata Amazon al corso. Vedete solo l'inizio. Bessamim. Ok, chiaro. È chiaro? Sì. Ok, ed è questa la risposta che dà la Gemara, infatti. Ok, no, veramente mai Becciamai, Dilma Bettilel, forse Bettilel, lo salca da tarte, Catane Maor ve Hakach Bessamin, no, perché non può venire in mente che sia così, perché c'è scritto Maor e dopo Bessamin, un man shamata le de Itle ai, dove l'hai sentito che c'ha questo pensiero, Becciamai. Chi è che pensa che si faccia prima Maor e Bessamim? Becciamai. Detania. Ok. Detania. Amar. Rav Yehuda. Lo nichleku. Becciamai o Bettilel al Amazon she betchila ve al Avdalah shei basof. Al ma nichleku al Maor ve al Bessamim. Becciamai omrim Maor ve hakach Bessamim. Bettilel omrim Bessamim ve hakach Maor. Ok, allora dice, si porta una baraita che dice a Biuda l'onne chlecu Becciamai Bettilel. Becciamai Bettilel non hanno discusso sulla questione del Mason, della baraita Mason che è Batchila, che è all'inizio,
Ve'alavdalash, i basov sull'avdalah che è alla fine, al manech lekus, cosa hanno discusso? Alla mor, alla besamim, sul lume e sui besamim. Beshamai dicono il lume prima e dopo il besamim, Betilel dice il besamim prima e dopo il maor. Va bene? Ok, quindi su questo proverebbe che questa baraita è secondo Beshamai. Ci siete fino a qui? Sì. Ok. Umame de Bet Shammai i alvina de Rabbi Yehuda Dilma Bet Hillel i ve Bet i ve alivade de Teramir de Rabbi Meir. Rabbi Meir. Ok, allora qui entra veramente una complicazione notevole. Dice questo, dice sì, d'accordo, tu hai portato quello che dice Rabbi Yehuda. Ok? Dice Rabbi Yehuda che questa è la discussione fra Bet Shammai e Bet Hillel, Maor e Besamim. Ma chi ti dice che la Mishnah, che questa baraita segue l'opinione di Rabbi Yehuda e non l'opinione di Rabbi Meir? Allora, qui in realtà abbiamo una differenza di tradizioni su qual è la Machloket. Okay? La Machloket viene riportata da Rabbi Yehuda, viene riportata da Rabbi Meir. La Machloket Bet Shammai e Bet Hillel viene riportata da Rabbi Yehuda e Rabbi Meir. Il problema è che Rabbi Yehuda e Rabbi Meir non la portano allo stesso modo. Quindi ecco, la dice la Gemara, dice ok, va bene, d'accordo, se dici che secondo l'opinione di Rabbi Yehuda è vero, questa varietà per forza segue l'opinione di Bet Shammai. Ma chi ti ha detto che secondo l'opinione di Rabbi Yehuda forse in realtà è la Halakha riportata secondo l'opinione di Rabbi Meir, la Machloket è riportata secondo l'opinione di Rabbi Meir, e a questo punto non seguirebbe l'opinione di Bet Shammai. Ok? E noi le abbiamo queste, sì, queste diverse tradizioni. In realtà è la Mishnah. Eh? In realtà è la Mishnah. Ah. In realtà è la Mishnah. Ok. In realtà è nella Mishnah l'opinione di Rabbi Meir. Perché secondo me questa Mishnah, la nostra Mishnah è Rabbi Meir. Ok? E come sappiamo che è Rabbi Meir? Allora, ci sono vari modi. In genere si dice che sta Mishnah è Rabbi Meir. Quando la Mishnah non ci viene detto di chi è Rabbi Meir. Questo è in genere uno dei klalim della Gemara. Ok? Va bene. Scusate. Va bene. Ok, questa è l'obiezione. Fino a qui ci siamo? Sì. Becciamai omrim, ma cosa c'è? Mi mai becciamai ve'aliba de Rabbi Yehuda, Dilma Bet Hillel, forse Bet Hillel, ve'aliba de Rabbi Meir, secondo l'opinione di Rabbi Meir. Lo, salca da Tan, eche, becatane, acha, bematnetim, becciamai omrim, ner umazon, besamim verdala, Bet Hillel omrim, ner upsamim, mazon verdala. Veteme be baraita katani im ein lo e la cosechada minichol le'achar amazon umishalshelan kulan le'acharav. Shema mina de beit shamai i ve alivad de Rav Yehuda. Ok, mikol makom kasha. Ok, allora. Lo salga da Tach, non ti può venire in mente una cosa del genere. Decatane Achab Matnitim, perché abbiamo studiato nella Mishnah. Bet Shammai dice Ner Umazon Besamim Verdala. Ok? Ner Umazon Besamim Verdala. Prima il Ner, poi il peccato Amazon, poi il Besamim, poi Verdala. Bet Hillel Umim, Ner Ubsamim Mazon Verdala. E Bet Hillel dice Ner Ubsamim Mazon Verdala. Ok? Ubabaraita katane immenlo e la cosa chav menichol le acharam mazon umesher shalan kulan le acharav shma mina le Bet Shammai ve'aliba de Rabbi Yehuda. Dice no, non puoi dire questo perché cosa succede in realtà con Bet Hillel, da quello che dice la Mishnah, fa precedere quando c'è il bicata mazon alla cosa,
fa precedere al Berachot, dalla Birkat Hamazon, due Berachot, Ner e Bessamim. Mentre Becciamai non fa precedere, fa precedere soltanto il Ner, non il Bessamim. Allora, da questo deduci che qui, che dice addirittura che si fanno tutte dopo, è per forza Becciamai. Okay? Perché Betilel farebbe precedere altro. Okay? E quindi qui è per forza Becciamai. E la libra di Rabbi Yehuda, secondo l'opinione di Rabbi Yehuda. Umicom com cascia. Ok. Rabbi Yehuda, Mohoto, questo è il mio. Umicol ma con cache, e comunque, qualunque tu, qualunque cosa tu dica, è comunque cache, perché è cache? Perché è cache? Perché qui c'è appunto il vino che viene prima della Avdala. Va bene? Che Sevri Becciamai. Cassavri Becciamai. Allora, ok, chiaro, quindi la cuscia rimane. Quindi la cuscia. Allora, abbiamo dimostrato che è Becciamai, secondo l'opinione della Bioda. È comunque kasher, perché c'è comunque c'è un problema, perché il problema è che il vino viene prima dell'Avdalah, quindi Yain prima del Yom. A questo punto la Gemara dà la risposta che ha dato Ugo prima. Questo non l'ho voluto, non ci voluto. Sei arrivato alla luce. Okay. Prima allora dice due cose in realtà la Gemara. Shane Shane, Iule, Yoma, Meafukeyoma. Iule, Yoma, Kama, De Makdiminan, Lei Adif. Afikeyoma, Kama, Meahainan, Lei Adif. Chi, Iki, Echi, Delo, Delo, Le Ave, Alan, Kemasoi. Ok, dice Shane Iule Yoma, è diverso l'inizio del giorno, l'entrata del giorno, ma Fuke Yoma, dall'uscita del giorno. Iule Yoma, quando si fa entrare il giorno, Shabbat, Kama de Makvedina le Adif, quanto più si anticipa, meglio è. A Fuke Yoma, invece l'uscita del giorno, Kama de Makvedina le, quanto più si ritarda, è meglio. Chi è lo leve all'anche masso in modo che no, lo Shabbat non sia considerato un peso. Okay, quindi si ritarda l'uscita per non farlo considerare un peso. E quindi, mentre per il Yoma noi dobbiamo anticipare il giorno, quindi diciamo che adesso Shabbat, secondo sì, Becciamai, la Fukei Yoma invece al ritardiamo il più possibile l'uscita dello Shabbat. Ok? Quindi non importa, non è paragonabile, cioè l'Avdalah al Kiddush, questo è quello che dice qui, che non è paragonabile l'Avdalah al Kiddush. Ok, andiamo avanti. E sarebbe Shemai, Bikat Hamazon, Teuna Kos, Teuna Kos, Teuna. E sarebbe Shemai, Bikat Hamazon, Teuna Kos. Ve'atnan ba la'em yain la'achar ha'mazon im en sham el auto kos bet shemai omrim ve'ach al ha'yain ve'achar mevarech al ha'mazon. Ok, fermiamoci. Allora, tutta questa roba, questa cosa qui dell'Avdalah insieme alla Birkat Hamazon, su cui sono d'accordo, bet shemai e bet hillel, ok? Se ho un solo bicchiere faccio Birkat Hamazon, è contraddetta dalla Mishnah stessa. Perché? Che cosa dice? Dice, ma veramente secondo Becciamai la Birkat Hamazon ha bisogno di corso, cioè è obbligatorio fare la Birkat Hamazon alla corso. Grazie, non abbiamo studiato. Bala e gli lasciano Amazon, gli è arrivato il vino dopo il pasto. Se non ha, se non quel bicchiere, secondo Becciamai, mi verrà la Yang e poi Amazon, fare la sul vino e dopo fare la sul pasto, perché significa che si beve il bicchiere di vino e fa la Birkat Hamazon senza corso. Ok? Quindi dove sta scritto che Becciamai pensa che se Becciamai pensa che la Birkat Hamazon alla cosa è obbligatoria, come mai che qui invece si beve il bicchiere di vino e poi fa la Birkat Hamazon, quindi la Birkat Hamazon senza corso. Ok. My love de mevarech
il via alayo alayo deshati le lo de mevarecha aleau umanach le. Allora dice la Gemara, se le sembra dire questo, no, perché fa la berakha sul vino, cioè la, da cosa dici tu? Cosa stai dicendo? Che lui fa berakha sul vino e benedice. In realtà il testo della Mishnah non dice che beve, c'è scritto che fa la berakha. Okay? Tu dici che fa la berakha sul vino e subito dopo beve. No, io dico che fa la berakha sul vino e lo lascia lì. Si fa Bricata Amazon e beve dopo. Ma è possibile fare fra la berakha e la deve questo, essere immediato, no? Questo, questo, questo è un problema. No, grazie. Ok. Sincero. Va bene? Io prima cosa che sono complicato andando. No, ma questo è niente, è profonda complicazione che avete dopo. Questa, ok, qui entriamo in un tag che parecchio più complicato di quelli che abbiamo fatto fino adesso, lo dico subito. Okay. Mar, aspettate che arrivate alla tumata a vedrete queste complicazioni, non si capisce niente. Okay. Va bene. Già questo è difficile. Mar, a mevarecha, tzeicha, sheitom. Ok, un secondo. Allora, quindi, la situazione che magari sarebbe, no, lui non fa la berakha, mica lo beve il bicchiere, fa la berakha, lascia poi il bicchiere per dopo la Bricata Amazon. È un problema, non è così semplice facendo. Non si potrebbe, bisogna rispondere. Ok, ve la andrà a marmar a me varech, sai, c'è il tom. Dice, non può essere perché c'è scritto che il me varech deve assaggiare. Di compiere l'azione, come? Ok. Andiamo avanti. Detaimle. Detaimle. Allora dice, sì, lo assaggia anche. Lo assaggia anche, qual è l'idea? Lo assaggia e beve un po'. E poi lascio il resto per la Bricata Amazon alla corsa. Ok? E taim, non te devi dire un assaggio, assaggio, beve un goccio di vino, ha fatto la barca, beve un goccio di vino e poi lascio il resto per la Bricata Amazon alla corsa. Ok? E a marmar. E a marmar, tamo. No. Scusate, ah sì, scusate, sono preso il segno. E a marmar, tamo. Pegamo. Pegamo. Ok. Detaimle. Ok, vai avanti. Detaimle. No, Pegamo, no, fermatelo. Allora, dice no, il problema è questo. Che se ne beve un po', il cos diventa cos pagum. Ah, certo. Cos pagum è un bicchiere di vino, da cui si è bevuto un po' di vino, è un bicchiere che è considerato difettoso. Perché non è pieno? No, non ho problemi di pienezza, non ho problemi di pienezza, pienezza è un altro problema, ma di validità. Il problema è che è considerato un bicchiere non particolarmente adatto a fare una berakha, ok? Perché è un bicchiere in qualche modo intaccato, ok? Quindi diventa cos pagum. Ora, sul cos pagum non si fa normalmente berakha. Non si fanno bella cosa su Cospagum, non si fa il Kiddush, non si fa la Dalà, non si fa la Bricata Amazon. Perché la cosa deve essere non pagum, ok? Però sta la stessa espressione è adoperata anche per l'integrità del Kli. No, no, non si intende, si dice in un altro modo integrità. E si dice che sia Shalem, che il Kli sia Shalem. Perché anche lei. Ok. Intaccato. Detta im le beyade. Risposta? No, ha bevuto, attenzione, in questo modo. Ha preso un po' del bicchiere e se l'è messo sulla mano e ha bevuto così. Quindi non ha bevuto dal bicchiere direttamente. Non avendo bevuto dal bicchiere direttamente, non l'ha reso pagum. E a quel punto quello che rimane si può fare Bricata Amazon. Okay. Attualmente non si fa in questo modo quando non si vuole prendere un corpo a gomma, in maniera più semplice metto sulle mani o si mette in un altro bicchiere. Okay. Si versa in un altro bicchiere e a quel punto non è pagoma e si può continuare a usare quel bicchiere. Sì, quello che conta allora è che non ci sia stato il contatto con le labbra. Sì. Ok? Scusa, il dito che la bocchiamo invece certe volte uno dice no, invece c'è un altro po' di vino. Quello rende, toglie la prima. Ah, se aggiungo l'altro vino o addirittura secondo alcuni se aggiungo anche l'acqua toglie la prima, quindi sempre meglio metterlo okay.
Vabbè, The Time Lebed, finiamo qui, scusate, perché prima di... The Time Lebed, che ha, l'ha bevuto così, va bene? Ok, dice no, però abbiamo detto che un cos di Berakha è bisogno che ci sia shiur, ci sia la misura del cos, ci sia le vit nel cos di Berakha. Se lo ha bevuto, che abbia bevuto con le mani, ha bevuto qualcosa, comunque gli ha tolto un po' di vino e gli ha tolto un po' del shiur, quindi è rimasto un cos con meno del shiur. Attenzione, qui sembra dare per scontato che il cos che ho è un cos che abbia il shiur minimo. Poi vedremo perché lo pensano così, c'è una logica il fatto che pensino che sia così. Ok. Risposta alla Gemara è quella che diremmo, daremmo tutti. Dena fishlet fem shiura. Ok. Dice no, sta parlando di un cos che ha più del shiur. E quindi ne beve un po', ma rimane ampiamente il shiur, cioè molto più del shiur. Che però poi non puoi, dividere in due per fare due shiurim in modo che hai risolto il problema. Questa è la seconda parte. Vea. Ma no, ma c'è scritto Vieman Shame l'autocos, attenzione! Dice, come fai a dirmi che ha più del shiur? Noi diciamo che non ha, se non, ricordate, la bicata Amazona, la Cosco, la Vela, ne ha un solo bicchiere. Se ha un bicchiere che ha mezzo litro, lo divido, che significa un solo bicchiere? Prendo, faccio più bicchieri. Cioè, qual è il problema? Cioè, se io parlo di un bicchiere che ha un solo bicchiere, vuol dire che ha un solo bicchiere con un shiu solo, se invece il bicchiere ne contiene due, divido in due parti. E allora non mi dire che è tanto, non è vero, perché a questo punto non funziona la Mishnah. Ok? Vabbè, però se ha un shiu. Ok, adesso lo vedo. Adesso fatto esattamente questo. Ok. Otogos. Katane, trelo ave, un mechadna fish. Ok, dice no. Due, non ha abbastanza shiu per farne due, ma è a più di un shiu. Quindi ne ha un e mezzo. Un po' lo può bere. Quindi un po' può bere. Ok. Vediamo di arrivare alla fine soltanto di questa cosa qui. Vetani ribichaya. Ribichia. Ribichia beshameo mrima mevarech ala yaina. Veshoteo. Vehakah mevarech bichat amazon. Ok. Ok. Allora, tutta questa bellissima discussione sul fatto che toglie dal bicchiere, quanto toglie, se beve, non beve, eccetera, eccetera, qualcuno riporta, guarda, c'è la Bichia che dice, che Becciamai dice, che beverecha la yain e si beve il bicchiere, tutto. A tutto. Ok, quindi bella discussione, carina l'ipotesi, ma non è così che dicevano, sta parlando del caso in cui beve tutto il bicchiere, che anche era filologico, che senso ha che mi porto nel cos, faccio la beverecha per bere un goccio e poi lascio dopo, la lascio dopo, a sto punto lo bevo dopo la bicchiata Amazon, perché evidentemente ho voglia di bere un bicchiere di vino. Okay. E perché ha detto, no, guarda, Becciamai non dice questo. Becciamai dice che invece si beve, che a questo punto abbiamo la contraddizione. Becciamai da una parte dice che si può bere il bicchiere di vino prima la Beccata Amazon e fare quindi la Beccata Amazon senza cos. E poi dice che invece bisogna, nella casa dell'Avdalà, assolutamente bisogna fare... Bicata Amazon alla cosa, attenzione, Bicata Amazon alla cosa in realtà è molto problematica, perché in realtà se io non dico che la Bicata Amazon è obbligatorio che sia alla cosa, come faccio a fare l'Avdala insieme alla Bicata Amazon? Significa che io mangio prima dell'Avdala, che è vietato. Ok? È vietato mangiare prima l'Avdalà, soltanto se dico che c'è un obbligo di fare Bicata Amazon alla cosa, allora questa cosa si spiega, però se non c'è un obbligo, a questo punto devo per forza fare l'Avdalà prima, perché a questo punto non faccio Bicata Amazon alla cosa, perché teoricamente non potrei mangiare prima dell'Avdalà. Certo. Ok. Tretania e la libra di Becciamai. Dice no, a questo punto la Gemara
alza le braccia, non ha risposte da dare. Risposta è 3 Tannai a libro di Becciamai, 2 Tannaim a nome di Becciamai. Cioè, insomma, ci sono due tradizioni su quello che dice Becciamai. Se peccato Amazon alla costa è obbligatorio, se peccato Amazon alla costa non è obbligatorio. Okay, sono due opinioni sulla gomma, cioè, ormai due opinioni, due tradizioni sull'opinione di Becciamai. La cosa strana è che le tue tradizioni le abbiamo nella stessa Mishnah, senza dici che lo dicono due frane diverse, quindi è un bel problema che sta facendo, che come funziona esattamente è un bel problema. Ok? Va bene, io... La lasciai con Betty Lerl. Basta, abbiamo risolto tutto. Ok. Allora, io l'altra parte, ok, quanto sono, la lascerei... No, perché è lunga. No, io no, adesso devo andare dall'altra parte per andare al cimitero. No, ma non è tanto lunga, è complicata, la farei tutta insieme, perché... È andato qualche giorno? No, è il settimo di Calfone. Si serve in Yann...